Ciao ragazzi, benvenuti su Cazzo Drums. Come potete vedere, oggi sono da Play Music Store a Roma, non sono nel mio solito studio. Oggi voglio andare a provare un po' di batterie di livello alto. Ho tre set di batteria che secondo me sono veramente interessanti, ve li voglio far sentire. E qui, allora, ho già montato alcune cose, non ci sono i fusti perché le batterie pian pianino me le vado a prendere all'interno del negozio, come piace fare a me di solito, cioè giro, faccio, eccetera. Ma dato che le batterie che vado a provare oggi sono comprensive solamente di fusti, come capita spesso con le batterie di fascia alta, ho deciso di montare già quello che rimarrà fisso, cioè ho montato un rullante, un Charleston, un Crash e un Ride, che ovviamente vi farò sentire, vi spiegherò anche questi perché li ho scelti in base a quello che mi serviva. Quindi, prima cosa, mando la sigla e poi partiamo con il video e tutta la spiegazione delle batterie. Vi ho detto, allora, prima cosa vi voglio parlare, voglio spendere un minuto per parlarvi di quello che è già montato. Prima cosa, rullante. Allora, rullante, ragazzi, questo l'ho scelto perché è un rullante che a me piace tantissimo, è lo Starphonic di Tama in alluminio. Ah, questo rullante, per prima cosa, in dotazione anche questo ring qua che ci permette di avere un suono un po' più asciutto. Questo è uno dei rullanti più versatili che abbia mai utilizzato, veramente si può utilizzare in qualsiasi cosa, dipende che accordatura volete e lo potete utilizzare sempre. Sentite qua. La potenza, il controllo e anche proprio la sensibilità di questo rullante che ha tipo sulle Ghost è mondiale, è pazzesca. Per quanto riguarda i piatti, allora partiamo dal Ride. Non si parte mai dal Ride, ma questo è un Ride veramente molto bello, lo Sweet Ride A di Zildjian. Che vi devo dire? Cioè, piatto Ride veramente bello basso, poi a me piacciono i suoni bassi, quindi ottimo. Crash, Dark Crash da 16. Non ha bisogno di troppe presentazioni questo Crash, mentre Charleston, che non ho mai utilizzato ma mi piace molto, il Class Series di UFIP. Abbastanza altino come intonazione, diciamo, del piatto, ha i due buchi sotto per far uscire l'aria, ottimo piatto. Ho cercato di prendere dei piatti e un rullante versatili, perché almeno si accoppiano bene con le batterie che vado a prendere oggi. Vado in giro per il negozio, quindi vado e prendo quello che voglio. Molto bella questa cosa, mi piace un sacco. Allora, arrivo. La prima batteria che ho preso, eccola qua. Allora, questa è solo la cassa, la piazzo un attimo, va, poi parlo. Che bomba sta cassa! Questa è la Pearl Master All Maple, quindi completamente in acero. Vado a prendere anche tom e timpano. Ah, eccoci qua, molto bene. Allora, piazziamo per prima cosa il timpano. Poi, allora, i tom si attaccano alle clamp, quindi devo spostare un pochettino i piatti in modo tale da poterli attaccare bene. Uno, poi. Ed eccoci qua! Batteria montata, sposto ancora un pochettino il timpano, proviamola subito. Allora, gli do una mini accordatina, anche se in realtà è quasi a posto. Sentiamo così. Thank you.
Raga, questa è una batteria che suona veramente bene, ha montate delle pinstripe, come vi ho detto, è completamente in acero, è una batteria che conosco bene e il suono è quello lì. Il fatto è che questa batteria qua la puoi utilizzare sempre, in qualsiasi contesto. Funziona bene sia per quanto riguarda pop rock, sia per quanto riguarda funk o jazz, se la tiri un po' di più come intonazione. È un'ottima batteria questa e poi ha sta cassa, le casse di Pearl, ragazzi. Questa è una cassa col buco, ma senza niente dentro, ho voluto proprio provarla senza cuscini, senza niente, e sentite che botta che c'ha. Nel momento in cui volete un po' più di attacco e la volete un po' più ferma, gli mettete qualcosina dentro senza esagerare, perché altrimenti andate un po' ad ammazzare il suono della cassa, ma diventa perfetta. Cambio batteria, cambio marchio e cambio disposizione della batteria, grandezza dei fusti, eccetera. Questa è molto bella. Non è di brutto questo, E mentre sta squillando il telefono del negozio, io comincio a montare questa, no, ha smesso di squillare, monto questa Yamaha Hybrid. Adesso vi spiego il perché Hybrid, vi spiego un po' di cose, perché qui ce n'è da dire, ma questi non mi servono più perché sono di Pearl. Li lascio qui perché dopo, spoiler, proverò un'altra Pearl, quindi li metto un attimo qui per terra. Quindi, oltre la cassa da 20, qui in mano ho il tomino da 10 e qui ho tutte le meccaniche. Quindi adesso vado a pigliarmi tutte le meccaniche qui di Yamaha. 1, 2, 3. Questo direi che lo posso mettere là. Questa tripla asta di Yamaha mi piace un sacco perché ci puoi mettere i due tom e poi qui puoi mettergli un piatto volendo, ad esempio uno splash, magari vogliamo uno splash qua in mezzo. Primo tom, secondo tom che sarà da 12 pollici e poi ci sarà il timpanozzo da 14 pollici. Io non vedo l'ora di provare questa batteria perché già solo il colore di questa batteria mi fa impazzire. E il fatto che sia hybrid, intanto vi spiego, hybrid significa 7 strati di quercia e insieme resina. Quindi vediamo cosa succede, perché è veramente molto strano. Raga, ve l'ho voluta far sentire un po' per farvi sentire alcune caratteristiche che ha, che secondo me sono uniche. Allora, la dinamica, tolgo anche la cordiera come ho fatto prima. Che sembrerebbe bastare dire suoni più piano e a dinamica, ma no, perché non perde proprio il suono. E poi la cassa, raga, è una fucilata. Cassa da 20, tra l'altro, quindi un po' più piccola, senza il foro davanti. Sembra una cassa col foro perché suona veramente asciutta, bassa, con tante frequenze basse, ma ha un bel attacco, non ha neanche niente dentro. Penso sia una delle casse più belle che abbia mai provato, lo dico tranquillamente, perché è super controllata, molto bella.
bellissima, veramente bellissima. Questa hybrid di Yamaha, che vi ricordo è mezza legno, mezza resina, che tra l'altro è una roba stranissima, ma paura, veramente bella. Basta però, provo la terza, perché sennò anche qui la suono per 6 ore e mezza e non va bene, perché altrimenti il video dura 18 ore e mezza, quindi smonto e prendo l'ultima, che vi ho già detto una perla, ma comunque l'ultima. La cassa è spaziale? No, poi penso sia veramente una delle casse più belle che abbia mai suonato. Ed è una 20. È una 20 ed è vuota e non c'è il buco. Batteria smontata, per montare l'altra mi farò aiutare un attimo da Lorenzo che è lì dietro, perché la batteria è in alto, quindi dato che non mi fido completamente di me stesso a salire sulla scala a prendere la batteria eccetera, mi faccio aiutare da lui, quindi vado a prenderla. Non so, ma io meno di te. Quindi due timpani 14 16. Tra l'altro il colore, ragazzi, di questa batteria è spaziale, guardate qua questo rosso con queste venature del legno bellissime. Poi due tom da 10 e 12 che appoggio qua, faccio questa torre, e cassa da 22 per 18. Ok, 22 per 18, cassa Perk, come abbiamo già visto prima, non deluderà sicuramente le aspettative. Ripiazzo le clamp di prima e ve la faccio sentire. 16, ho detto 22 per 18? Sì, anch'io ero. È 22 per 16 questa. Quindi ragazzi, ritratto sulla misura della cassa, come avete potuto sentire, Lorenzo mi ha corretto giustamente, cassa da 22 per 16, non 22 per 18, quindi ancora meglio, perché a me le casse strette piacciono di più. Ragazzi, allora, questa è, si sente in realtà, questa è una Birch Mogany, quindi Mogano e Betulla insieme, si sente perché ha quella cosa, soprattutto della Betulla, che asciuga tantissimo il suono, è super secca. Poi ha delle pinstripe montate, eccetera, però il suono è spaziale. In realtà non è neanche tirata così poco, è bassa, ma le pelli sono abbastanza tirate, devo dire, quindi anche come rimbalzo ne abbiamo e possiamo fare un po' quello che vogliamo, diciamo, nel senso che qua è pazzesco, cioè scusate, ma sono veramente stupito da quanto sia ferma questa batteria. In studio di registrazione questa batteria è sicuramente fenomenale, sicuramente fenomenale. Poi, vabbè, la colorazione della batteria è veramente interessante. La cassa 22x16, ma come dicevo, Pearl non ci abbandona, nel senso che la cassa è veramente molto bella. Anche questa l'ho lasciata completamente senza niente, c'è anche il velcro volendo per mettergli il suo cuscino dentro per stopparla un pochettino, ma ho detto no, voglio provare com'è, come viene venduta e con le sue pelli originali e tutto. Quindi veramente una batteria pazzesca. Vorrei provare a fare una classifica di queste tre batterie che ho provato oggi, anche se è veramente molto difficile, perché sono tre batterie di fascia alta, veramente molto alta, e non è così semplice, ma ci provo. Allora, non pensavo all'inizio, soprattutto non pensavo dopo che ho provato la Yamaha, ma al primo posto metto questa Pearl qua, perché come versatilità
Come suono è una cosa poi personale, molto soggettiva questa cosa qua, però mi piace veramente tanto, tanto, tanto il suono di questa Pearl, che appunto è la Session Studio, e quindi mi sa che metto questa al primo posto. Secondo posto, la Yamaha che ho provato prima perché mi ha ucciso come suono, comunque l'ho provata ad una cordatura diversa, eccetera, però si comporta veramente, veramente, veramente bene. Al terzo posto, che... è perché la devo mettere, ma comunque non sarebbe mai da terzo posto, sarebbe da più alto, ma in confronto a queste, raga, è così, per quanto mi riguarda, super soggettiva sempre come cosa, ma metto la prima Pearl che ho provato, perché fra tutte è quella che mi ha convinto meno nel momento in cui ho provato queste. Però ragazzi, stiamo parlando di tre batterie veramente assurde, ho provato tre batterie che non mi sarei aspettato dei suoni così, con appunto le loro pelli, i loro setup e tutto. Di solito questa cosa di avere una batteria così prestante ce l'hai nel momento in cui la modifichi un po', l'accordi bene, gli metti le pelli sopra e sotto che vuoi, gli metti il cuscino nella cassa, eccetera. Qui no, presa, montata e suonava da paura, tutte e tre comunque, a parte la classifica, tutte e tre. Quindi con questo ragazzi io finisco qua il video, fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è la vostra preferita e soprattutto qual è la vostra classifica, perché come vi ho detto è super soggettivo, quindi fatemi sapere la vostra classifica. Qui sotto in descrizione trovate anche tutti i link. Io voglio ringraziare ancora Play Music Store di Roma per avermi ospitato qui in mezzo a tutte queste batterie e basta. Iscrivetevi al canale se vi va e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!